C'era una donna che ogni giorno passava ore davanti allo specchio. Non sempre lo stesso, ne aveva tanti in casa. Lei è Lucida Manzi e la sua storia si intreccia con la leggenda e il mito ed è difficile comprendere dove inizi l'una e finisca l'altro. Sappiamo di certo che la vanità è stata la causa della sua morte e ancora oggi il suo fantasma è lì a pagare il conto della sua debolezza. Era una nobildonna lucchese particolarmente libertina, vissuta tra il 1606 e il 1646. Da giovanissima sposò Vincenzo di Versi, ma dopo 2 anni il marito fu ucciso per una lite a causa di un pezzo di terreno con un colpo d'archibugio. Rimasta vedova, sposò in seconde nozze Gaspare Nicolao Manzi, un uomo molto più vecchio e, data la differenza di età, si circondò subito di numerosi amanti, godendo della propria ricca vita fra feste e banchetti lussuosi. Sembra che per poter più facilmente intrecciare relazioni con i suoi amanti avesse addirittura fatto uccidere il marito, ma non solo. Pare che, come in altre storie abbiamo già raccontato, la donna dopo le prestazioni amorose uccidesse anche gli amanti, facendoli cadere in una botola rivestita di lame affilate, nel castello di Catureglio presso Borgo Ammozzano. Lucida era particolarmente bella, ma era talmente innamorata della sua stessa bellezza da non pensare ad altro. Sembra che la sua casa fosse piena di specchi, anzi di più. Si dice che fece ricoprire un'intera stanza della villa San Gromigno di specchi, dove potersi ammirare all'infinito. Lucida morì poco più che quarantenne il 12 febbraio 1649, uccisa, come spesso accadeva in quel periodo, da un'epidemia di peste. Ma le storie di fantasmi non finiscono mai in questo modo, al massimo quelle dei criminali, e Lucida Manzi di certo lo era. Allora, complice la damnato memorie, seguita la sua morte, inizia la leggenda. Molte sono le leggende che descrivono la bella Lucida Manzi, una donna molto attraente e libertina, innamorata della sua stessa immagine, che aveva ricoperto la villa dove abitava di specchi, per potersi ammirare, ma tutte prevedono lo stesso copione. La giovane iniziò ad entrare in crisi quando si cominciarono a intravedere le prime rughe, segno che la giovinezza stava svanendo. La donna si disperò, piangendo straziata sul proprio letto. Fu allora che le apparve un bellissimo ragazzo che le promise che per 30 anni non sarebbe invecchiata, in cambio della sua anima. Il giovane non era altri che il diavolo, ma a Lucida non importava, lei voleva rimanere eternamente bella, e così accettò il patto. Era il 14 agosto 1616. Passarono gli anni fra i piaceri e i vizi e arrivò il 14 agosto 1646, il giorno nel quale il patto con il diavolo arrivava alla sua scadenza. La donna tentò di fuggire, ma allo scoccare della mezzanotte arrivò il diavolo per riprendersi quello che gli spettava. La caricò su una carrozza infuocata, la fece volare oltre le antiche mura cittadine e si gettò nel laghetto dell'Orto Botanico, uno degli ingressi al mondo degli inferi. Ancora oggi, chi si immerge nello specchio d'acqua vedrebbe ancora sul fondo il volto addormentato di Lucida Manzi. Oppure, nelle notti di luna piena, la bella nobildonna lucchese sarebbe stata avvistata completamente nuda a vagare nel palazzo di Villa Manzi a San Gromigno, dove un tempo si intratteneva con i suoi amanti. Un'altra leggenda che abbiamo già raccontato è legata al ponte del diavolo di Borgo Ammozzano, molto vicino al castello di proprietà dei Manzi. Questa storia vede sempre come protagonista la giovane e il diavolo, ma il finale non prevede carri infuocati né discese all'inferno, ma solo Lucifero che porta la nobildonna sul punto più alto del ponte e la uccide gettandola nel cerchio. Qualunque sia la versione, Lucida Manzi è una delle figure sospese a metà tra realtà storica e leggenda, e la sua vicenda ci restituisce una bellissima nobile lucchese che non si arrese al tempo e ancora oggi si dice, paghi la sua debolezza.